Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, luogo importante perché qui Padre Pio veniva a confessare gli uomini. Oggi qui però vogliamo raccontarvi della storia di una donna. Le donne Padre Pio le confessava all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ma non è una confessione, è un racconto che viene direttamente da padre Alberto D'Apolito, che nel 1945 la signora Maria Mimmi, nipote del cardinale Marcello Mimmi, arcivescovo di Napoli, moglie del dottor Vincenzo Mobilia, medico e benefattore del Santo Noviziato di Morcone, racconta padre Alberto, mi parlò della sua difficile gravidanza, del timore di perdere il secondo bambino. La prima gravidanza le andò male col parto cesareo e con la perdita del bimbo. Nella seconda gravidanza, visitata da un rinomato ginecologo, le fu riscontrata però la stessa irregolarità della prima gravidanza. Quindi siamo negli anni 40, era preoccupata. Mi raccomandò di scrivere una lettera a Padre Pio affinché pregasse per un parto felice. L'assicurai di recarmi al più presto a San Giovanni Rotondo, di parlarne con Padre Pio, sicuro che avrebbe pregato e ottenuto dal Signore la grazia, quella grazia sospirata. Allora, nell'incontro con Padre Pio, gli riferii quanto mi aveva detto la signora Mobilia. Padre Pio mi rispose che avrebbe pregato e sarebbe andato tutto bene. Qualche mese prima del parto la signora passò una visita di controllo. Il ginecologo notò l'irregolarità della seconda gravidanza, quindi la necessità del parto cesareo, l'incertezza della nascita del bambino vivo. La signora, presa da sgomento, da paura, mi fece chiamare per comunicarmi il responso medico e così per pregarmi di scrivere immediatamente a Padre Pio. E io subito le risposi: Signora, se Padre Pio ha detto che il parto sarà regolare, sono certo che tutto andrà bene. Domani dovrò recarmi a Foggia. Lì farò una scappatina a San Giovanni Rotondo, gliene parlerò di nuovo. La signora, sentendo che sarei andato a San Giovanni Rotondo, mi disse: Padre Alberto, dite a Padre Pio che desidero tanto un maschietto. Le risposi: Signora, dirò a Padre Pio di pregare per un parto felice. Non so se avrò il coraggio di dirgli che lei desidera un maschietto, però io ci proverò. Infatti, parlando con Padre Pio, gli esposi le preoccupazioni della signora, timorosa di perdere sempre il secondo bambino. Padre Pio, chiaro, deciso, mi rispose: Ti ho detto che tutto andrà bene, stai tranquillo e di star tranquilla. E allora proprio in quel momento, scrive padre Alberto, mi feci coraggio e aggiunsi: Padre, mi perdoni se dico un'altra parola, la signora desidera un maschietto, padre Pio, e il Signore l'accontenterà. Un pomeriggio la signora Mobilia avvertì i primi sintomi dolorosi dell'imminente parto. Il marito immediatamente l'accompagnò a Campobasso per il ricovero in clinica. Appena ricoverata, senza alcun intervento chirurgico, assistita dallo stesso marito e da un'ostetrica, diede felicemente alla luce un bel maschietto di nome Tommaso.